speciale per una persona speciale. Questa persona si chiamava Parisi Angelucci Pocorni, morto nel marzo, alla fine di marzo di quest'anno. Sebbene sia vissuto, come alcuni di voi già sapranno, tanti anni in America, tuttavia non ha mai disdegnato di amare noi, l'Italia e i suoi figli che sono qui. Quindi questa sera, questo concerto, che ringrazio in modo particolare Paolo, che ho avuto modo di conoscere, Paolo Della Pietra, si farà questo concerto speciale in onore, in omaggio a questa Marisa Angelucci. Per non dire altre cose in privato, perché si è resa anche per merito di qualche azione meravigliosa, questo omaggio musicale è fatto per lei, che questa sera hanno condotto qui dai suoi cieli, proprio vicino a noi, su questo tavolinetto, per fare una specie di omaggio e anche di preghiera per la sua anima, per tutto quello che era, per tutto il suo amore che aveva per la famiglia e per l'arte. Allora io, augurandovi buon ascolto per questi grandi pezzi che ascolterete anche voi, sono di Vivaldi, Bach e Mozart, buon gusto e buon ascolto, grazie. Thank you.
dire che non averla più nella nostra vita ci renderà tutti un po' più soli e un po' più tristi. La volevo ringraziare per avermi voluto così bene e per avermi voluto nella sua vita. Grazie. Io sono Paola, un'amica storica di Marise. L'ho conosciuta nel 1960. Io ero una collaboratrice esterna della RAI e Marise invece era già funzionaria alla RAI. E è stata una simpatia subito reciproca e immediata, grazie anche poi alla straordinaria generosità della famiglia Genucci, che non posso mai dimenticare. L'avvocato Annibale, la signora che era straordinaria di generosità, di accoglienza. Io penso che Marise abbia preso da questa straordinaria famiglia proprio questa generosità e questo senso dell'accoglienza che l'ha seguita per tutta la vita e che ha fatto sì che potesse sempre mantenere dei vincoli di amicizia. Noi per tutti questi anni, nonostante ci fosse l'oceano di mezzo, ci siamo sempre scritti, ci siamo sempre, in ultimo ci si scambiavano delle mail, ci si telefonava. Io conservo ancora la lettera commovente in cui ci annunciava che entrava nella famiglia Stefan e che è stato il grande amore della vita di Maria. E penso con molta commozione a tutta la famiglia e anche a persone che hanno fatto parte della famiglia molto molto uniti. Mi riferisco a Leandro, che ho conosciuto che era un giovanottino, e poi dopo Rosina, e poi mi ricordo ovviamente di Alfredo, delle bambine che erano allora piccole, e poi l'ultimo di Carla, che è stata questo grande appoggio sereno e affettuoso di Alfredo. Sono stata a New York nel novembre e dicembre del 2012, è stata l'ultima volta che ho visto Marise, e quando ho preso il taxi, lei con grande fatica, ma sempre con grande coraggio, è scesa fino in strada e ci siamo salutate. Tutte e due sapevamo che sarebbe stata per l'ultima volta, ma nessuna delle due ha pianto. Grazie.
vivere nel Natale del 97. Ricordo esattamente la data perché con mia madre siamo fuggite da Roma dopo la morte straziante di mia sorella e non potevamo passare il Natale a Roma senza di lei. Per cui siamo andati a New York e appena arrivati mia madre dice adesso chiamiamo Maise. E io l'avevo forse vista quando con Germana facevamo le quadriglie in piazza Cavour da ragazzine, quindi chi si ricordava di Maise. E appena mia madre ha telefonato e ha detto perché eravamo a New York, Maise come al solito ci ha aperto le sue braccia, la sua casa, il suo cuore. Abbiamo passato 15 giorni a casa sua praticamente e conoscendo tante persone interessanti, ma lei e Jan e Stefano, Stefano, il nostro Caravaggio, il nostro artista, magnifico. E quindi poi Maise è diventata mia grande amica e mia mentore. Lei, devo ringraziare lei, se per 13 anni ho insegnato alla scuola a cui lei aveva dato il nome, Parliamo Italiano, un altro colpo di genio di Maise. E quindi per 13 anni sono andata, tornata e sempre andavo da lei, lunghe chiacchierate, magnifiche, grande comprensione, grande intelligenza. E l'ultima volta sono andata l'ultima settimana di questo febbraio. Ho telefonato a Maria e dico Maria, c'ho un biglietto gratis per venire a New York, vengo, c'hai posto a casa? E lei mi ha detto sbrigati. Sbrigati perché non so se mi trovi ancora. E io ho detto, beh Maria, sbrigati che arrivo. E infatti quell'ultima settimana della sua vita, perché poi è entrata in coma, io sono partita e mi dice Silvana che sono stata l'ultima fortunata con la quale lei ha potuto parlare, come sempre, con un cervello brillantissimo. E partendo lei mi ha detto, telefona a Sabina, ma mi raccomando, niente allarmismi. Questa è l'ultima frase di Maise. E qui c'è tutto lei. Quindi io questa la voglio ricordare e la voglio ringraziare insieme a Stefano che è qui con noi. Questo grandissima famiglia
Quando io stavo in rovina adesso, hanno abbracciato me con uno di famiglia. Io sono sempre uno alle luci. Voglio bene e io ti protetta tutto, mia famiglia. Grazie per hanno venuto qui e grazie per tutti questi buonissimi musicisti. Grazie Sabina, Paolo, ti amo. Tutto, ti amo tutta la famiglia, amici. Lo so che Marisa adesso sta guardando tutto questo bella occasione. Non lo so, grazie, ciao. Thank you.
Thank you.
Jeze Kaczowicz Palić, splendido bellissimo. Thank you.